Buonasera amici, nuovo appuntamento insieme a voi per la panchina dei versi con la lettura delle vostre poesie. Vi ricordo che per far leggere le vostre poesie in questo spazio potete inviare i vostri testi a caterina.aletti@yahoo.it. Nel frattempo aspetto che si colleghi qualcuno, vedo già un primo collegato, non so di chi si tratta, vedo la sua faccina. L'icona del suo volto, vedo che si sta collegando qualcun altro e quindi diciamo iniziamo questo nostro momento insieme con la presentazione di quello che è il concorso attualmente in essere dalla casa editrice Aletti, quindi la nuova iniziativa editoriale che tra l'altro è un concorso in scadenza proprio perché scadrà il 30 luglio, quindi diciamo sono le ultimissime ore per poter partecipare e parlo di un concorso storico della casa editrice, è giunto alla sua 18ª edizione, un concorso anche che ci ha dato tante soddisfazioni. Mi ricordo che l'antologia del concorso era tra i libri più venduti di una delle Feltrinelli di Roma. Ora non ricordo bene quale delle tre, perché all'epoca c'era anche la Feltrinelli di Via del Babuino, piccola parentesi. E insomma, ritornando a questo concorso, ci sono dei premi che sicuramente sono ambiti da chi scrive le poesie, si tratta di una pubblicazione di un'opera monografica, la traduzione in lingua straniera proprio dell'intera opera per il vincitore a cura del professore libanese Hafez Haidar, che è anche lui un poeta, è traduttore di Gibran, di Oriana Fallaci, quindi diciamo, come ripeto tante volte, è una persona assolutamente adatta, anzi è una vera fortuna avere l'opportunità che un'opera venga tradotta proprio da lui. E questo per il vincitore assoluto, ma ci sono premi per i primi 10 classificati e anche altri due autori avranno la possibilità di avere tradotti i testi con cui hanno partecipato al concorso, non un'intera opera, ma comunque sempre importante, è un premio importante anche per chi si classificherà più avanti, quindi il secondo e il terzo posto. E poi un altro premio riguarda proprio questo spazio, perché come vi avevo già accennato l'altra volta, chi vincerà avrà la possibilità di essere ospitato in questa nostra diretta, in questo nostro appuntamento. Quindi di essere un po' intervistato e verranno lette le sue poesie. Quindi comodamente da casa parteciperà alla diretta che riguarda appunto la panchina dei versi. Quindi diciamo sono anche in questo caso dei premi sicuramente interessanti e vi invito a leggere il bando intero sul sito www.rivistaorizzonti.net e adesso prendo la rotta di oggi. Ecco qui la rotta, molti di voi hanno già capito, si tratta del libro di Giuseppe Aletti, Da una feritoia osservo parole, e sappiamo che ogni giorno c'è una rotta che ci indica una riflessione, un pensiero, un suggerimento. E vediamo cosa ci indica oggi, 28 luglio. Andiamo a vedere. Ecco qua. Ecco qua. 28 luglio. L'intuizione è un pensiero velocissimo che partorisce tutto il sapere che hai accumulato. Volevo raccontarvi così brevemente, perché ogni volta che leggo una frase, un aforisma, una poesia di questo libro, ovviamente associo qualcosa della mia esperienza personale, delle mie letture. E questo aforisma mi riporta alla mente un autore molto noto, un autore diventato famoso dopo la sua morte. Parlo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, perché mi ha sempre colpito come di questo autore che Moravia avrebbe definito scrittore di un unico libro, perché mi pare fosse una sua definizione
di questi autori che sono appunto rimasti famosi nella storia per appunto un'unica opera. Ecco, di questo autore ricordo che la sua opera, che tra l'altro ha avuto delle difficoltà ad essere apprezzata inizialmente perché era comunque troppo avanti, diciamo, rispetto alla sua contemporaneità, quindi ha avuto purtroppo questa sfortuna, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. E però ha avuto un grande elogio poi dopo la sua morte. Ho pensato a lui perché la sua opera è stata scritta in maniera quasi che sembra unitaria per una persona che appunto non ci ha lasciato quasi nessun altro scritto, in maniera così naturale, proprio perché, come disse un critico che adesso non ricordo il nome, questo è un ricordo, questo di Tomasi di Lampedusa è un ricordo di un articolo di tantissimi anni che avevo scritto sulla rivista Orizzonti. E diciamo, ritornando a noi, l'opera di Tomasi di Lampedusa era nata così di getto perché dentro aveva fermentato dentro di lui tutto quel tempo. Quindi sì, aveva scritto forse non solo quest'ultima o quest'unica opera, ma comunque più o meno è così, perché l'aveva fatta fermentare dentro di sé così tanto che alla fine è nata così, come se fosse un pezzo unico. E quindi questo pensiero, questo aforisma di Giuseppe Aletti mi ha fatto pensare a questo aneddoto della vita di Tomasi di Lampedusa, ve lo rileggo, 28 luglio, l'intuizione è un pensiero velocissimo che partorisce tutto il sapere che hai accumulato. Bene, non mi trattengo oltre con le mie considerazioni perché vorrei dare spazio da subito alle vostre poesie. Ma prima, ecco, prima vi presento. Non è una mia considerazione, ma vi presento una novità editoriale della Letti e si tratta di questo libro di cui abbiamo già parlato in panchina di Mario Broglia, Era una casa povera, ed è un omaggio alla sua infanzia, quindi ai suoi genitori, al passato che ha caratterizzato poi la sua vita di uomo. E mi piace molto anche la dedica di questo libro, che ci anticipa molto dei contenuti, è una dedica ai genitori. E sentite com'è delicata. A mia madre Filomena e a mio padre David, che con estremi sacrifici sono riusciti a sollevarmi da una realtà disperante. Appunto, come vi dicevo, il libro ripercorre anche appunto la povertà, i tempi difficili, i tempi passati in cui davvero, ecco, molti soffrivano per la fame. Però allo stesso tempo a quei tempi sono associati ricordi molto caldi, molto vivi, di un affetto travolgente, così come quello che l'autore prova per i genitori. A questo proposito vorrei leggervi solo 3 righe dell'introduzione del libro, a cura di Hafez Haidar, che dice: dai versi del poeta Mario Broglia traspare una profonda nostalgia verso le umili origini, la terra natia e la natura, madre ispiratrice dei suoi sentimenti e della sua fertile immaginazione. E adesso vi leggo la prima poesia del libro, che dà il titolo a questo libro, che vi ricordo potete richiedere in qualsiasi libreria, quindi dovete preordinarlo e potrete acquistarlo in qualsiasi libreria, sia online che librerie fisiche. Era una casa povera. Ho sognato un campo di grano, una casa solitaria, un ampio prato. Vecchie finestre non fermavano il calore della terra riarsa, il gelido soffio del nord. Stanze misere parlavano ancora di libri, di sogni, speranze. Correvo lungo solchi di terra, svelto per frutti acerbi con l'amico più caro. Mia madre raccoglieva viole
e i neri capelli fuggivano al vento, gareggiava con noi, quell'esile corpo. Ovunque risplendeva qualcosa, i giochi erano infiniti, la vita era infinita. Un giorno una forza nuova, tanta forza, afferrò la mia mente, la trascinò con sé. Ma non c'è pace nella memoria, negli occhi che non si arrendono al sonno. Vedete che bel ritratto dei tempi passati che nonostante le difficoltà ci presentano una luce che per i nostri tempi magari ecco, è inusuale. Quindi vi faccio rivedere il libro. Ecco qua. Mario Broglia era una casa povera. E adesso andiamo avanti con la prima poesia della panchina di oggi. E anche questa è una poesia che ci porta ai ricordi lontani. È una poesia un po' lunga di Maria Li Castro. È una poesia che si avvicina alla prosa e in questo scritto emerge la potenza dei ricordi alla vista di una casa, anche in questo caso importante nella vita dell'autrice. Un cimelio indistruttibile di Maria Li Castro, sfuggita al fato in un'immensa distesa verde, contornata da un profumo di fiori fruttati che solletica il mio naso. Una casetta in muratura, mattoni su mattoni, pareti cenerine per il fumo del cammino acceso d'inverno e a primavera colorite dal giallo polline per il risveglio della natura, recintata da sassi marini, erba e bulbi nascosti che fanno da dimora un rospo che puntuale fa capolino, occhi sgranati in un corpo tozzo, tarchiato, grigio-verde. Un goffo smeraldo, gridavano i bambini alla sua vista, sorprendentemente naturale, un ricordo di risvegli, visioni, un ragno tessitore che mi conduce alla memoria dei tempi passati. Non hanno bisogno di effetti speciali, hanno lasciato il segno comunque, tutto quello che siamo è un grosso bagaglio del nostro viaggio terreno. Con dentro l'anima. Entro in questa casa, aprendo la serratura con gli occhi. Visione emotiva reale, una cascata di emozioni, un filo di voce smorzata da profonde e mature riflessioni. Un cinguettio di un piccolo pettirosso dalle folte e colorate piume mi scuote, un ricordo, un'ombra impalpabile nel mio sogno. Quel baule. I miei occhi lo aprono lentamente, accecati da un'abbagliante immagine di un passato ardito, racchiuso in un cappello. Si accende il buio. Quanti confini superano queste emozioni, tremanti, dallo stupore del mondo. Carismatico, un cappello di grande temperamento, pieno non di polveri pesanti, ma di sassolini. I miei giochi preferiti, diamanti preziosi, luce dei miei pensieri. Quanti segreti, quante parole non dette dentro quel venerando cappello artistico. Aveva l'arte di asciugare le mie lacrime, le raccoglieva tutte per poi trasferirle a chi lo indossava, tramutandole in sorrisi, lacrime di sorrisi. Non mi libererò mai di questa libertà. Era capiente e generoso, in grado di alleggerire il peso delle mie spalle. Conteneva con il passare del tempo anche frutta fresca, nascosta e raccolta per me. Il cappello era di mio nonno. Quanta bontà! Era una culla per la notte ed un'alba serena al mattino. Proteggeva i miei sassolini salmastrosi. Ricchezza incontaminata, conoscevano solo le mie mani. Racchiude pezzi della mia vita, pieno di storie parallele che hanno disegnato e disegneranno attimi di quiete, rubati al tempo ostile. Raccoglieva i silenzi delle mie paure, ricordi che, come ritagli di giornale, ho incollato nel mio cuore, diventati con il passare del tempo, coriandoli. Sospinti dal vento, hanno volato su prati incolori,
sorrisi spensierati di una bambina e il rifugio di un'adulta. Quel cappello logorato dal tempo custodisce la tranquillità. Allungo la mano, la sento, quei sassolini. Un'orchestra di 1.000 violini echeggia, scivolando piano piano sulla mia pelle, facendo scorrere nelle mie vene un fiume di note misteriose al mondo. Una luce, quella delle lucciole, guida la mia mano, una dolcezza infinita, diligente, soprattutto una sfrenata complicità tra me e quel cimelio indistruttibile. Sento la sua voce, cancella la nebbia e i fantasmi della notte. C'è splendore in ogni cosa, arcano, misterioso il palpitare dell'anima di quel berretto. Si fonde con la mia. È stata una premessa, una prefazione, un esordio inedito per iniziare a rivivere quel cappello, la mia poesia innovativa, scritta con l'inchiostro del cuore. Io non ho altro da aggiungere a queste parole della nostra Maria Licastro, a parte appunto, come ho detto all'inizio, della potenza dei ricordi, passo alla prossima poesia che è di Antonio Ruotolo, è Melagrana. E questa poesia ci porta a rivisitare un mito dell'antica Grecia, e poi comunque ripreso anche nella letteratura latina. Che riguarda il rapimento di Persefone, oppure come viene chiamata dagli antichi romani Proserpina, appunto perché è una figura mitologica associata alla melagrana, e c'è tutto un racconto di questo mito, e velocemente ve lo dico. Allora, Proserpina è la figlia di Zeus e Demetra, che viene rapita da Ade, quindi il signore degli inferi, e la madre, quindi Demetra, la cerca dappertutto, dimenticando in questa forsennata ricerca appunto di far rinvigorire la terra, dimenticando di dare il raccolto, perché appunto lei è la dea dell'agricoltura, e quindi presa da questo dolore, da questa angoscia, appunto smarrisce quella che è la sua missione, e gli uomini hanno difficoltà a reperire cibo, vivono un momento di crisi, e a quel punto Zeus interviene e le confida la verità, le dice appunto del rapimento della figlia, e lei pone come condizione il fatto che la figlia ritorni sulla terra. Ma nel frattempo, con l'inganno, appunto a Proserpina è consegnata una melagrana, che non mangia da diversi giorni, di cui lei mangerà soltanto 6 chicchi, inconsapevole, ignorando che chi mangia quel frutto dovrà rimanere per sempre negli inferi. E Demetra, venendo a conoscenza di questo fatto, chiede a Zeus di intervenire, e allora trovano un accordo per cui 6 mesi resterà negli inferi, nell'Ade, e questi 6 mesi poi corrispondono al momento in cui la vita della natura, quindi in autunno e in inverno, è spenta, pare appassita, eccetera. E poi 6 mesi, visto che ha mangiato solo 6 chicchi, quindi dopo questi 6 mesi negli inferi, potrà passare 6 mesi sulla terra, e quindi ricongiungersi con la sua mamma, con sua madre. E in quei 6 mesi sulla Terra, ecco che rappresentano quei 6 mesi, le stagioni della primavera e dell'estate, in cui c'è appunto questa rinascita della natura, quindi questo rigoglio della vita, e
E quindi questo simbolo, che poi ho scoperto appunto rivedendo questo mito, è molto sentito a Napoli, dove la melagrana compare in tanti dipinti, in tante sculture, eccetera. E forse chissà, magari l'autore che ha inviato questa poesia, Melagrana, Antonio Ruotolo, è proprio di Napoli e quindi ci ha permesso attraverso questa poesia di ripercorrere questo mito. E vi leggo la poesia Melagrana di Antonio Ruotolo. Regina degli inferi, sposa di Ade, un tempo in decadenza, così come la luna in novilunio, un segno di declino ad essere ombra d'ogni vuoto, e poi ritorni a rifiorire la vita nei giorni a primavera. Proserpina, a fianco di Demetra, signora della campagna, dei fiori e d'ogni prato, prezioso dono degli gnomi, melagrana rubinosa, di coaguli lucenti, chiari e trasparenti, del sangue della terra spogliata, ferita in struggimento, melagrana rinata a rispecchiar nel cuore un tempo di rinascita, la forza dei tuoi grani rubinosi che van gridando al cielo, la strepitosa tua bellezza. Vedete quindi questa melagrana che sia il simbolo della morte, e sia il simbolo della rinascita. E andiamo avanti con la prossima poesia, che è una poesia di Silvana Laperna, ed è una poesia sulla vita, sulla capacità o forse l'illusione che ci dà la poesia di poter fermare il tempo. Io ho detto capacità o forse illusione perché l'autrice Silvana Laperna usa proprio il termine illusione. Allora, come le mie rose di Silvana Laperna. Nasce come luce il dono della vita e lentamente si spegne come candela accesa, scioglie la sua cera e la consuma. Vivo all'ombra di parole rischiarate da versi che rompono tutte le catene, anelando sogni di felicità. Invento bizzarre frasi per burlarmi del tempo che scorre. E intanto mi regalo un sorriso davanti ad uno specchio sornione. Non scorre più la sabbia della clessidra, non s'ode più il ticchettio dell'antico pendolo. Come le mie rose, vesto la pelle di bianco velluto e di spine mi pungo. Mi regalo gocce d'essenze, stille sublimi dentro ogni respiro e girotondi d'emozioni tra i miei petali. Danzo al suono dell'immaginaria arpa, carezzevole incanto di noti fruttate illuminate da rossi bagliori del tramonto. Per la maledetta illusione di lenir per un solo istante la truce malinconia, mi illudo di fermare il tempo e riempio i miei fogli di stupide, stupide parole. Vedete, questo tema nella panchina di stasera e di questa sera ritornerà più volte. Quindi, lei parla di illusione, per altri invece dell'effettiva capacità della poesia di trattenere il tempo o di farci percepire appunto questo rallentamento della corsa del tempo che è inesorabile. E adesso andiamo avanti con la prossima poesia che è di Stefano Giacoppino e il titolo è A Filomena di Roma e allega una nota che dice: Credendo che tu possa dare spazio anche a dei testi con tematiche riguardanti la fede cristiana, ti consegno un mio scritto in versi dedicato alla tredicenne martire Santa Filomena di Roma. Per presentare l'argomento e il mio testo in maniera sintetica, posso dire che si tratta di una devozione particolarissima e la storia della piccola Filomena è molto singolare. Il culto di lei, molto contrastato e discusso specialmente da storici atei, si è comunque sviluppato nei secoli, appoggiato dai grandi mistici che furono devotissimi a Filomena, tra i quali San Giovanni Maria Vianney, conosciuto come il santo curato d'Ars, Padre Pio di Petrelcina, come addirittura Benedetto Croce e molti altri. Sono
Tale culto non solo è rimasto intatto, resistendo a numerosissime insidie, ma ha anche raggiunto vette altissime nella spiritualità cristiana. La storia iniziò il 25 maggio 1802, quando, durante gli scavi nella catacomba di Priscilla sulla Via Salaria in Roma, furono scoperte le ossa di una giovane di 13 o 14 anni e un vasetto contenente un liquido ritenuto sangue della santa. Il loculo era chiuso da tre tegole di terracotta su cui era inciso precisamente Lumena Pax Te Cum Fi. Si credette che per inavvertenza fosse stato invertito l'ordine dei tre frammenti risalenti al III e al IV secolo d.C. e che si dovesse leggere Pax Te Cum Fi Lumena, cioè la pace sia con te, Filomena. Ho dedicato questo testo a Filomena perché con lei siamo proprio alle radici dell'autentica fede cristiana, oltre che per una profonda devozione mia personale. Vedete come questa sera le poesie ci riportano anche a conoscere, ecco, storie, in questo caso anche storie legate appunto ai testi sacri. Adesso vi leggo la poesia A Filomena di Roma di Stefano Giacopini, che è scritta proprio utilizzando la struttura di una preghiera. Profumo mistico, candore ineffabile, presenza invisibile, enigma per la storia, martirio d'amore, sacrificio per la verità, dono incondizionato, fortezza e imperitura, rifugio dei poveri, sollievo dei fragili. Rinascita dei disperati, ritorno alla luce. Dalla catacomba di Priscilla sali alla dimensione eterna, bambina intrepida, amante del fuoco redentore, esplosione di fedeltà, inscindibile dal celeste sposo, creatura del coraggio, nei secoli in silenzio sfidi annienti ogni dubbio, sconfiggi i nemici della notte minacciosa, che dopo umili preghiere si arrende, lasciando costoro in stridore di denti. Mio giglio della fede, sorella mia nell'essenza della vita vera, soccorritrice puntuale e pronta, mi hai riportato al divino abbraccio e io ti amo e ti ringrazio. Ecco qua, andiamo alla prossima. Ho letto un messaggio e per quello sorrido. Allora, passiamo alla prossima poesia, che è Poetando di Domenico Tonziello. Questa è una delle poesie dedicate alla poesia. In questo caso la scrittura viene presentata come una passione che nasce in modo naturale. In un trappo della vita è il mio invecchiare. Ho scoperto dalla mente e dalle dita il mio poetare. Scorre la scrittura dal cuore a questa pagina, come un fiume corre veloce verso la cascata per cader nella voragine. La vita scorre lenta, non è mai tardi per scoprire un tuo talento. Non basta aver studiato e dato niente. Ma quanto nella vita ho immagazzinato nella mente, in sintonia con la penna, questo foglio è l'anima mia, vivo con la voglia di scrivere poesie. E sicuramente è una voglia che è condivisa anche da molti di voi che seguite la panchina. Andiamo avanti con la prossima poesia, una poesia molto breve di Francesca Catarinella. I ricordi tristi pesano sul cuore e danneggiano la vista. Subito dopo giunge il suono di sorrisi lontani e tace la mente per far parlare il cuore. Tu sei lì. Bene, andiamo avanti con una riflessione sulle cose che contano davvero nella vita. Ed è una poesia di Mauro Sbarbaro Zulli, Chiesi tre cose. Di Mauro Sbarbaro, forse sì, sarà Sbarbaro. Non so.
Quindi chiesi tre cose di Mauro Sbarbaro Zulli. Ricordo un tempo, chiesi tre cose. Gloria, per essere osannato, blandito, riverito. Potere, per avere sudditi devoti, umili e obbedienti. Denaro, per comperare e possedere ogni gioiello. Poi ho scoperto lo scrigno della mia vita. Vi ho trovato il sorriso di mio figlio, la magia di un nuovo amore, il bacio fresco di un mattino. Gloria, potere e denaro, arrossendo, sono cadute nello stagno delle umane debolezze. La loro pesante vergogna le ha affondate nel fondo melmoso della mia ambizione. E adesso passiamo alla prossima poesia di Rossella Marchese. E ci sono dei momenti, delle sere, questa poesia ci porta appunto alla sera in cui ci sentiamo stanchi e il cielo lo vediamo orfano di vita. Questo è un verso riportato nella prossima poesia. Gocciola la notte di Rossella Marchese. Scusate, gocciola la luna di Rossella Marchese. Gocciola la luna sui pensieri caldi. Gocciola la luna sui pensieri stanchi, cielo orfano di vita questa notte, e scorrono addosso sorsi di stile lucenti a riempire barili di sere uguali, di rabbia e solitudine, a tracciare pene segrete, amare mai dimenticate. Respiro di rumore bianco, chiuso nel petto, spento negli occhi, come sasso, secchi le membra vinte. Buio e ombre di verità e bugie, mi dimentichi in un sogno, in un canto, in un volo, oltre le stelle, oltre questa notte, senza luna. E andiamo avanti, con un'altra poesia dedicata alla luna di Fausta Pasquini. O luna, luna che ci guardi dall'alto in giù. E rimembri ancora di leopardiana memoria le angosce passate a te dichiarate. Volgi lo sguardo a rimirar cosa succede quaggiù. Volgi lo sguardo a rimirar cosa succede quaggiù. Le tante frasi a te dedicate non sanno più di antico romanticismo, tanto decantato. La gente è stanca, non ha voglia più di sognar. Guardando te con l'innamorato, illuminaci con il tuo candore a ritrovare la strada. Vedete, in forma diversa, nella tematica, questa poesia ripercorre appunto questa stanchezza, questo animo spento e che invoca l'intervento della luna. E adesso andiamo con una poesia sì, che ci parla anche di momenti un po' meno sereni, ma dove è forte uno spirito guerriero di andare avanti, sempre e comunque, ed è della poesia di Viorica Petrov, Sempre avanti. Distesa sui miei ricordi, sto sognando la mia immagine duratura di una volta, mentre i piedi toccano la felicità. Grido al portone per sentire il mio strampalato destino, chiuso a chiave. Al momento, fino a che qualcuno non mi sentirà, batto per aprire con una forza di leone, per farmi danzare insieme alla memoria in un ballo interminabile e tutti gli anni passati li metto in fila come una professione di fede, per me, per il futuro. E oggi, non avendo la chiave per farla entrare nella mia anima, torno a guardarmi alle spalle. Cerco di non trovare le parole brutte da chissà chi dipinte sul mio indecifrabile volto, senza un percorso reale. Raccolgo i miei ricordi, li sistemo nella valigia del tempo e con tanta serenità vado avanti per la mia strada. Vado avanti, sempre avanti. Di questa poesia mi piace molto
quando dice tutti gli anni passati li metto in fila come una professione di fede, e quindi è come se affidasse al passato la chiave di lettura del futuro, la chiave di lettura nei momenti di difficoltà, ecco, quindi aggrapparsi ai ricordi per ritrovare sollievo. Andiamo avanti con la prossima poesia, Per amore, di Saverio Fanigliulo. È un amore particolare quello che ci presenta, e vi leggo la poesia. Nel mio quartiere ci sono alcuni cani randagi, bellissimi. Alcuni bambini con le loro famiglie, gentili e premurosi, portano da mangiare a questi poverini, distribuendo felici coccole e sorrisi. Umili e grati, rispondono i cani, affettuosamente scodinzolando. Poco distante dal branco, in solitudine, sosta un'anziana cagna, rannicchiata con il mantello sporco e arruffato. Nessuno si occupa di lei, appare l'ultima degli ultimi, così, stesa per terra, sembra quasi una pezza per pavimenti. È veramente brutta. Alla sera, prima del riposo notturno, vado a cercarla per portarle del cibo riposto per lei. Appena scorge la mia presenza, le brillano gli occhi ed è così bello il suo musetto che non resisto alla tentazione di accarezzarla e abbracciarla. Mi aspetta ogni sera, scodinzolando, ansiosa di vedermi, per sfamarsi e per gioire insieme a me. E adesso andiamo avanti. Nella prossima poesia dovrò dire una parolaccia che non mi piace molto, ed è la poesia di Domenico Ruggero. Una parolaccia che non mi piace tanto perché è un epiteto che viene, diciamo, destinato alle donne. Però la leggerò ugualmente. Domenico Ruggero. È una poesia senza titolo. Sei uno sciupone dell'anima e il giardinetto della tua vita è arido. Troppe volte hai distrutto il tuo sorriso per correre sulle gonnelle delle puttane, e ora ti ritrovi con un pugno di riso che tormenta le tue mani. Questa poesia sembra comunque una confessione del poeta con se stesso, almeno io così l'ho interpretato. Ovviamente è chiaro il significato della sua poesia, e appunto a volte ci si lascia prendere dall'effimero, sciupando, ecco, appunto il giardinetto della vita, rendendolo arido, come dice egli stesso. Quella parolaccia è una parolaccia che io detesto perché la trovo profondamente maschilista e soprattutto legata a un'idea della donna, col sesso, un'idea antica che spero che venga superata perché è troppo ghettizzante per la donna quella parola. E quindi andiamo avanti. La prossima poesia di Maria Vittoria Massimo, che dice: questa poesia l'ho scritta pochi minuti fa, mi è venuto un flash all'improvviso. Lampadina di Maria Vittoria Massimo. Questa notte si è accesa la lampadina dei ricordi, ardeva d'amore, si agitava, esultava di felicità. Mi ha riportato in quel giorno di gennaio, quando tra il silenzio della pioggia abbiamo detto sì al nostro sogno d'amore. Quel ricordo, quel giorno in particolare ci appartiene perché è il seme di un amore incondizionato. E quindi Maria Vittoria Massimo ci ha parlato del suo amore in questa poesia nata di getto, come le capita spesso e come tante volte ci ha anche confessato nelle note delle poesie che ha inviato per la panchina. E adesso la prossima poesia è di Valentino Bianchi ed è una poesia che ha come titolo Estasi spirituale.
ed è bello lasciarsi coinvolgere dalla tranquillità che sprigiona da questi suoi versi. Scusate un attimo, stavo leggendo, non vorrei aver scatenato, diciamo, anche perché la poesia di Domenico Ruggiero è molto bella, al di là di quello, quindi non vorrei, è una cosa a cui tenevo a dirlo perché è proprio una parolaccia che faccio fatica, cioè non, diciamo una parolaccia che non uso mai, anche quando sono arrabbiata si dice figlio di eccetera, è una parolaccia che non uso mai, ne uso altre ovviamente, ma non quella. Scusate, quindi nulla da dire sulla poesia di Domenico perché è davvero una bella poesia e così, andiamo oltre, non vorrei scatenare una guerra di commenti, visto che in questo periodo ho notato che, non so, penso l'avrete notato anche voi, che già c'è abbastanza divisione nei social, ho letto commenti cattivissimi in questo periodo purtroppo che ci contraddistingue in una società divisa in due parti più o meno, ma davvero tanta cattiveria, poca comprensione da una parte e dall'altra. Quindi questa è una cosa che in questo nostro spazio vorrei proprio evitare che ci sia. Estasi spirituale di Valentino Bianchi ci riporta invece alla serenità e alla tranquillità. Adesso la leggiamo. Il mondo si ferma per un attimo ingiudicabile, per un attimo si sente il grande cielo. Guadagno l'estasi mentre non mi affliggo e rammarico. La guadagno nella solitudine del silenzio, mentre l'atmosfera mi estingue. Tutti gli eventi si succedono, sensibili contatti aperti e spirituali, sensibile mediazione. Mi dirigo altrove con il cauto spirito, sapendo di non oltraggiare e denigrare nessuno. Si sente un senso di pace interiore, si sente la metamorfosi della vita che incontra lo saluto celeste. Divento come un angelo mistico, si diventa invincibili perché laddove ti trasporta l'estasi, vive e giudica l'eterno. La prevalente, scaltra idea assume il diritto di circostanza e nella circostanza un'azione importante prende vita. Estasi spirituale. Si sommano le sentite preghiere nella fervida scrittura, i suggerimenti sono leciti, ebbene volano anche ermeticamente i nobili pensieri, ma è semplicemente la verità che sfiora, ammiccando tutta la vita. Andiamo avanti con la prossima poesia di Cristiano Cuturi, una poesia che, come lui stesso ci dice, è dedicata alla vita. Il titolo di questa poesia di Cristiano Cuturi è Non hai parole e cammini. Non hai parole e cammini, cammini nei miei pensieri senza voce. Di notte sei argento come la luna, di giorno sei fiore. Tu che vuoi diventare sole, ti svegli sempre presto per vedere l'alba e trovi in quelle parole che non dici una carezza d'amore. E fior da fiore suona la tua canzone, una canzone che nessuno conosce, che cammina e vola giocando con il vento che è senza pace. E tu non hai parole e cammini con i tuoi passi sicuri sopra il mio cuore. E vado avanti così agevoliamo appunto la nostra diretta non rendendola troppo lunga, e la prossima poesia è di Gianfranco Gaglione, Una pietra preziosa. Una pietra preziosa, luminosa tra milioni di granelli di sabbia incolori, abbagliante per tutti, non per molti, rarissima. Questa è pietra preziosa. Ecco, ognuno di noi ci potrà associare qualcosa, anche la poesia stessa. Io voglio vivere di Giuseppe Lotto. Voglio vivere senza meta, sotto i vuoti del cielo, assaporando i dolci lumi delle stelle, in questa piena di vita sentir correre i fiumi del mio sangue.
e sui colli il respirar di brezza. L'alba mi travolge, trascinandomi nell'oblio dei sensi, nel mio dolce cantar di solitudini. Che questa poesia è un inno alla vita, che si presenta in tutta la sua pienezza nella solitudine, anche in questo caso come nella poesia di Valentino Bianchi. E adesso andiamo alla prossima poesia, che è la poesia di Rosalba Savino, che so che non sta più seguendo la panchina perché ha un impegno. Mi dispiace, Rosalba, di non aver potuto risponderti prima. Ecco qua, questa è la sua poesia. Rosalba Savino dice: questa poesia l'ho scritta quando ho cominciato a scrivere un racconto. Un bel po' di anni fa ho perso a causa di un incidente stradale un mio caro amico che, se gli avessi dato più fiducia, sarebbe potuto essere molto di più. A distanza di tempo ho conosciuto praticamente un suo sosia ed ecco la poesia. Il titolo è Ricordo, Somiglianza, Speranza di Rosalba Savino. Il ricordo mi consuma come una candela, come fa un puma con la sua preda, che la sua preda anela. La sua somiglianza mi fa piangere il cuore. Il sosia gira in una folle danza, mentre il mio caro amico muore. Un saggio mi ha sussurrato: la speranza è l'ultima a morire. E a me stessa ho giurato che non mi farà mai più soffrire. Ah, ciao Rosalba, mi fa piacere che tu ci sia. Allora, buona serata, visto che, diciamo, se ricordo bene, l'appuntamento inizia a quest'ora. E andiamo avanti con la prossima poesia, di Marco Candela, che dice: questa va letta come un'allegoria sulla poesia e descrive un principio poetico personale. Il titolo di questa poesia di Marco Candela è La pietra della follia, tra parentesi, principio poetico. Mentre estraggo dalla testa la pietra della follia, ascolto musica silenziosa, leggo libri da cui sono state sottratte svariate parole. Il sangue intanto mi ricopre di un denso manto rosso. E scopro che il suo sapore è dolce, tanto diverso da quelle lacrime che hanno riempito tutti i bicchieri, tutte le bottiglie e tutti i vasi in cui non crescono più fiori. Troppe volte mi sono ritrovato a dialogare col diavolo, cercando risposte assurde a domande ancora più assurde. Alla fine, questo mio eterno tentennare, a che cosa mi ha condotto? Penso poesia, parlo poesia, scrivo poesia. Questa era la poesia di Marco Candela e andiamo avanti con la prossima poesia, una poesia brevissima come sono le sue poesie. Mi riferisco a Nicolangelo Pezzone. Il titolo è Lembo interiore. Amiamoci l'un con l'altro senza rancore. Questo è l'invito di Nicolangelo Pezzone e adesso passiamo alla prossima poesia di Giovanni De Roma. Non so se è ancora collegato, mi scriveva dei messaggi, ma Giovanni, io non sono riuscita a leggere i tuoi commenti. Ancora non ho questo dono di dividermi tra lo schermo, i commenti e i miei pensieri. Credo che non lo avrò mai, ovviamente. E quindi non so, mi indicavi proprio qualcosa riguardo a questa poesia. E intanto diciamo che questa poesia ci ha informato Giovanni che era stata selezionata nel mese di giugno per l'inserimento nel libro del concorso internazionale La Panchina dei Versi. Credo che abbia modificato qualcosa riguardo alla poesia, credo che abbia modificato il titolo, ma io in questo momento, ecco, non so qual è il titolo che lui ritiene adatto, e quindi vi leggo il titolo
che compare nel mio file, che è Notte di luna piena nella valle di Giovanni de Roma. Io non avevo visto mai dal fondo di una valle, in una notte di luna piena, le montagne stagliate contro un cielo terso punteggiato di stelle, ed i paesi luccicanti come spille sul vestito nero della notte. Dio, com'è bello insieme a te. Agosto 1982. E questa poesia davvero ci esprime la potenza dell'amore che ci dona nuovi occhi e ci fa riscoprire appunto le bellezze di cose che abbiamo sempre visto, ma mai nello stesso modo, appunto di quando si è innamorati o di quando si è in compagnia della persona amata. E adesso andiamo avanti con la prossima poesia di Filomena d'Abetta. Credo che siamo proprio alla fine, sì, sono le ultime, ultimissime. Allora vado avanti, anche perché c'è una nota e dice: Gentilissima Caterina, ti invio questo breve componimento che è frutto di una riflessione fatta nel primo pomeriggio dopo aver seguito un'intervista del maestro Alessandro Quasimodo. Come ti accennavo nel mio messaggio durante l'ultima panchina, vorrei versi allegri, ma cos'è scrivere se non svuotarsi e portare alla luce i propri sentimenti e anche le proprie inquietudini? Non è forse un modo autentico di descrivere ciò che percepiamo o abbiamo percepito, le nostre vicissitudini, gli eventi che osserviamo, ciò che ci ha circondato o ciò che ci circonda? Di mestiere dicono che un buon racconto o una bella poesia nascono nel punto più lontano da se stessi, nel punto in cui riesci, dopo aver sentito, ad osservare e descrivere, consapevole di essere lontana da quel punto. Condivido con te, gli amici della panchina, questo breve componimento. Lettera all'amore triste di Filomena d'Aveta. Amore triste che non sorridi e fai cadere denti e capelli. Amore triste che ti sei fatto beffa di me e hai urlato i miei difetti e hai saccheggiato i miei sospiri. Amore triste, questo non è un arrivederci né un lungo addio. Oggi ho un messaggio da darti. So riconoscerti e non voglio incontrarti più. C'è questo senso di liberazione nella lettera all'amore triste, di Filomena d'Aveta. Bella la sua considerazione nella nota sulla necessità di staccarsi per rendere poi di portare il proprio vissuto, ma guardarlo uscendo da sé. Mi ricorda una frase di Pessoa, per poterlo rendere poi universale anche per gli altri. E adesso andiamo avanti. Allora, vi dico che sono rimaste le ultime 5 poesie, ma sono tutte brevissime, quindi iniziamo perché sono anche molto belle, con Metamorfosi di Enza Natalizio. E questa poesia dovrebbe piacere ai poeti. Parole come crisalidi in bozzoli nell'abisso della mia mente attendono. Attendono non so cosa, attendono non so chi, forse un segno, forse un po' di ispirazione o una nuova emozione. Sì, parole rudimentali e sconnesse, attendono la loro dovuta metamorfosi, attendono di aprirsi, liberarsi da quell'involucro per diventare magiche e bellissime farfalle, pensieri variopinti che svolazzano con gioia ed immensa libertà, pensieri come ali vellutate di farfalle, pronti a sfiorare, accarezzare e spruzzare di colori le pagine bianche del fedele e paziente diario che giace aperto sulla mia, già da tanti giorni, disordinata scrivania, attendono. Vedete, le poesie di questa sera hanno davvero tante la tematica della poesia, delle parole di chi appunto scrive. Intanto leggo
il messaggio di Giovanni di Roma dice: sì, ti ho creato un problema di diretta che hai superato con grande spirito. Ah, non lo so se l'ho superato con grande spirito. Ecco, non so che tipo di cambiamento, perché Giovanni, diciamo, è solito come i poeti che, diciamo, si soffermano sulla forma della poesia, è solito appunto modificare le sue poesie più volte prima che egli abbia così sentito che hanno una forma definitiva, e anche in questo caso lo ha fatto, però non so che tipo di cambiamento avrebbe voluto apportare. E adesso andiamo alla prossima poesia, che è Perdono di Marco Scalabrini, quindi Perdono di Marco Scalabrini. Perdonami se qualche volta non ti ho dato l'attenzione che meritavo, meritavi. Perdonami se non ti ho mai dimostrato il mio amore verso il tuo. Perdonami se non sono stato capace di amarti veramente. Perdonami se delle volte sono stato troppo egoista nei tuoi confronti. Perdonami se il mio ti amo non è stato mai così fortemente sincero come sarebbe dovuto essere. In tutto ciò mi sento di dire di aver commesso infiniti sbagli e perciò ti chiedo perdono. E andiamo avanti con la poesia Crepuscolo della vita di Alessandro Pagni. Quel cielo stellato pianse lacrime d'argento all'oscurar di pensieri, all'imbrunir di parole. Il sole nascosto da nubi di incertezze, il vento a portar quella voce da lontano, un filo di tenerezza sfiorò i miei occhi, e il velo malinconia cadde nel tempo. Quel campanile rintoccò il crepuscolar della vita a macchiar pagine candide diversi. Un leggero sospiro sussurrava sulla pelle dolci carezze di zagara, spinte dal battito del cielo. Ritorno ogni volta in cerca di risposte tra le orme dei miei passi, o forse soltanto in cerca di pace. Questa poesia appunto ci riporta anche all'importanza, diciamo, all'atteggiamento, come quando dice lui, ritorno ogni volta in cerca di risposte, questo atteggiamento di meditazione. E come abbiamo anche letto, ha questa attività, questa pratica bellissima della scrittura in versi, quando parla appunto di marchiare pagine candide di versi. E andiamo avanti con la penultima poesia, sono due poesie brevissime. La prima che vi leggerò è di Laura Veronica Pinna, il titolo è Come spine, e dice che la poesia che ho composto è dedicata all'amore spezzato di una bambina che ha avuto la disgrazia di incontrare un pedofilo e che per questo sarà difficile farsi amare crescendo. La poesia è Come spine di Laura Veronica Pinna. I miei sogni sono come spine di rosa e il mio giardino è una selva oscura che mi inganna circa la parvenza di un barlume che io vedo dinanzi a me, la penombra confusa dei dolci giorni della fanciullezza, ma un'ombra nera, come due enormi baffi spaventosi, mi separava dalla terra. Ecco, Clementina, no, non ho letto la tua poesia. Credo che forse tu me l'abbia mandata tramite Messenger, e questo è il motivo. E adesso andiamo avanti con l'ultima poesia, Ceneri di Emilia Domina. Bruciano gli alberi nella foresta, odore acre e fumo nell'aria, l'uomo distrugge ciò che Dio ha creato. Fuggono da quell'inferno solo gli uccelli. Gli alberi bruciano, le foglie verdi sono torce accese. Piange madre natura, solo calvario cenere al vento. Questa ultima poesia che ci riporta la triste cronaca di questi giorni con gli incendi che
che hanno devastato la Sardegna principalmente. Si conclude la panchina di oggi, ma prima vorrei presentarvi, prima di salutarci, un'altra novità della Letta Editore, questo altro libro della collana I Diamanti, che è di Laura Pellegrini e che sta molto bene nella panchina di oggi, perché ci parla della difficoltà, in questo caso di una donna, è una raccolta di poesie, ci parla della difficoltà di crescere quando non si è stati amati abbastanza. Quindi quando, ecco appunto, non avendo conosciuto la forza che deriva dall'amore, che ci dà anche, su cui si basa la nostra autostima, si è trovata nella difficoltà di pronunciare le parole, nella difficoltà nella difficoltà delle relazioni e di esprimere appunto il proprio pensiero con gli altri, di esprimere se stessa, perché appunto le parole sono molto importanti nella nostra vita sociale, relazionale, anche affettiva, e quindi ecco perché il silenzio delle parole. Questa è la sua raccolta Laura Pellegrini e vorrei salutarvi leggendomi proprio la poesia che dà il titolo a questa raccolta, che ci parla appunto di questo cammino di donna che avrà più difficoltà ad affrontare i problemi nella vita, e forse proprio per questo questa raccolta è ancora più importante, proprio perché ci dà un'esperienza di vita che ci fa capire come anche dalle grandissime difficoltà, con un percorso di crescita personale, si possa poi continuare ad apprezzare la vita e ad avere anche una vita che ha un orizzonte più ampio. E quindi vi leggo questa poesia. Il silenzio delle parole. Quando la donna più importante della tua vita è assente, distante, quando tua madre non è in grado di ascoltare le tue parole, le tue lacrime e la tua disperazione, non sarai mai la persona che avresti potuto essere. Tutto cambia, si altera e muta. È difficile dar voce alle parole quando sei una piccola anima fragile. La creatura sola e senza amore è destinata ad una vita difficile, deprivata dell'affetto. Rimango sola nel buio con i mille perché e la mia insanabile tristezza. Le parole diventano prigioniere della paura e dell'insicurezza, quel groppo in gola per ricordarmi sempre che le mie parole si sarebbero fermate e non avrebbero avuto voce per lunghissimi anni. Solo una foto per non dimenticare e ricordare il volto di mia madre, uno scatto per vedermi piccola e sorridente, in braccio alla persona più importante della mia vita. Non avrei mai immaginato come la mia esistenza, nel giro di qualche anno, sarebbe cambiata per sempre e quel sorriso non l'avrei più visto sul mio viso. Mia madre non era più accanto a me. Ero lontana, centinaia di chilometri dalla famiglia, e il mio unico desiderio era rivedere lei. Chiusa nella mia solitudine, mi nascondevo, guardavo la mia preziosissima foto, mentre lacrime di dolore bagnavano il mio viso. Bisognava lavare il pianto ed asciugarsi in fretta, guai mostrare la sofferenza, non ve n'era ragione. E il tempo passava, chiusa nel mio immenso dolore, ma le emozioni e i sentimenti nascosti e le parole non dette cambiano la vita. Ricordo come i battiti del cuore acceleravano e pulsavano forte, le mani sudavano e tremavano, la paura di sbagliare era infinita. Aspettavo il coraggio di esprimermi, che mai sarebbe arrivato. Mi spegnevo nel freddo silenzio. Il corso dell'esistere è segnato, se non dai voce alle parole e al dolore.
Nulla può cambiare e alleviare la sofferenza se accanto a te non c'è amore. Nulla è stato e nulla sarà mai abbastanza per quella piccola anima fragile, perduta in un tempo così lontano. Vedete, in questa poesia che apre la raccolta, tra l'altro il libro, no, non apre la raccolta, è la seconda poesia della raccolta, però dà il titolo alla raccolta, che porta anche la prefazione di Alessandro Quasimodo. In questa poesia è espressa praticamente tutta la poetica dell'autrice, quindi delle poesie che andremo a incontrare nella lettura. Eccolo qua, Laura Pellegrini, Il silenzio delle parole, tutti i libri della Letti Editore, potete richiederli, quindi preordinarli in libreria, in qualsiasi libreria, sia online che fisica, e quindi dopo l'ordinazione, appunto, potrete acquistarli. Bene, abbiamo terminato anche questo nostro appuntamento, si è fatto anche un po' tardi. Io vi saluto e buona serata. Un abbraccio a tutti voi. Ciao.